सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Oltre al lavoro di ufficio nell'ashram, Kiran Basnet è stato anche responsabile per il servizio del funerale a Puttaparthi per oltre un decennio. Di cosa si tratta esattamente? Secondo le istruzioni di Swami, quando una persona moriva a Prashanti Nilayam, che fosse un residente, un devoto in visita o un membro facente parte del servizio o un paziente ospedaliero, il funerale veniva organizzato dall'ashram proprio come un servizio. Questo includeva anche il cibo della mensa del sud dell'India, che veniva servito ai parenti della persona defunta come prasadam, cibo benedetto da Swami, e veniva servito nella residenza dei parenti per 3 giorni. Kiran ricorda che, come parte degli accordi funebri, il suo servizio consisteva nel preparare e lavare i corpi dei maschi. Quindi li lavava, faceva loro un bagno per renderli presentabili prima che arrivassero i parenti nell'obitorio dell'ospedale generale. Kiran portò anche i cadaveri sulle rive del fiume Citravati insieme agli altri ragazzi del servizio. Non ricorda esattamente il conteggio, ma si stima che abbia offerto e svolto questo servizio a più di 3.000 anime, a più di 300 anime defunte in oltre un decennio e mezzo. Quindi, se una persona come lui ha eseguito un simile straordinario servizio raro come questo e inizia a parlare della vita e della morte, è tempo ed è importante che lo si ascolti e lo si ascolti molto attentamente. Oggi cercherò di fare un umile tentativo per spiegarvi un po' riguardo alla comprensione spirituale e filosofica che ho raggiunto sulla base di ciò che ho imparato vivendo ai piedi di loto del mio Dio e Guru Bhagavan Sri Satya Sai Baba, nonché dalla lettura delle sacre scritture. Esattamente, che cos'è il corpo sottile? Qual è il corpo sottile secondo Swami e i nostri Shastra? Entrambi dicono le stesse cose. Swami dice: ci sono 5 guaine all'interno delle quali risplende l'io, l'atma. Di questi vi è l'annamaya, che è il corpo grossolano. Il corpo sottile è costituito dalle 3 guaine seguenti: il vitale, pranamaya, il mentale, manomaya, e l'intellettuale, vinanamaya. Il corpo causale è consapevole della beatitudine, mentre l'anandamaya kosha è un corpo che è una limitazione, una fase, una caratteristica.
Il guru che può farti conoscere questa parte, questa tua parte, questo tuo corpo, è la tua mente. Se tu giri l'attenzione verso l'intelligenza e la beatitudine, sei sulla strada giusta. Se volgi l'attenzione verso il corpo vitale, materiale, scivoli lungo il sentiero della perdizione. Quella che segue è la conversazione tra il dottor Hislop e Satya Sai Baba. Hislop chiede: Swami, l'uomo ha tre corpi? E Swami risponde: sì, corpo, mente e anima, corpo fisico, corpo sottile e corpo causale. Alla morte i corpi fisici e i corpi sottili si disintegrano, ma il corpo causale rimane. Hislop domanda: Swami, e cosa ci dici delle cinque guaine? Swami risponde: la guaina del cibo, la guaina della vita, la guaina vitale e la guaina mentale sono impermanenti. La guaina dell'intelligenza e la guaina della beatitudine rimangono. Il corpo è come fango. Fuori dal fango tutto cresce. Solo il corpo muore. La vita e tutti i sensi si fondono nella mente. La mente si fonde nella saggezza. La saggezza si fonde nella beatitudine, in Dio. Quindi ci sono cinque guaine. Swami dice chiaramente che il corpo sottile si disintegra alla morte del corpo materiale. È nostra esperienza comune che il corpo muore, la parte materiale muore, Annamaya Kosha. Ma cos'altro si dissolve con la morte del corpo fisico secondo Swami? Si dissolvono il corpo sottile che comprende il corpo vitale, il corpo mentale e la parte dell'intelletto. Quindi anche il corpo sottile muore o si disintegra insieme al corpo materiale. In che modo? Alla morte del corpo fisico, ognuno di questi kosha o corpi si fondono progressivamente uno dopo l'altro. Il pranayama kosha si fonde con manomaya kosha, che a sua volta si fonde con vinanamaya kosha, il quale si fonde infine in andamaya kosha. Secondo Swami, solo Anandamaya Kosha, ovvero la guaina della felicità che avvolge la nostra anima, rimane dopo la morte fisica e non il corpo sottile. Questo Anandamaya Kosha è anche conosciuto come corpo causale. Ed è questo corpo causale che sopravvive e porta in sé i semi della prossima nascita, della futura incarnazione. Che cos'è questo concetto completamente nuovo che il corpo sottile sopravvive dopo la morte? Si tratta, in parole povere, di un concetto promosso dal team di Mudenalli, che afferma di stare comunicando con il corpo sottile di Satya Sai Baba per sollecitare denaro ai devoti. Ironicamente, mentre affermano di comunicare con il corpo sottile di Swami, Swami stesso ha detto che il corpo sottile si disintegra quando il corpo fisico muore. Madhusudana Naidu, lo studente, l'ex studente che afferma di parlare con il corpo sottile di Swami, aveva rivelato quanto segue. Swami gli aveva detto: sarò in questa forma sottile che è proprio come la forma fisica, ma senza carne e ossa. La mia missione non è ancora finita. Mantieniti altruista e puro, così posso usare tutti voi come i miei strumenti. Non ho un corpo,
ma userò il tuo corpo per fare il mio lavoro. Le tue mani saranno le mie mani, i tuoi piedi saranno i miei piedi, le tue parole saranno le mie parole e le tue azioni saranno le mie azioni. A Madhusudan è stato chiesto: che cos'è il corpo sottile? Egli ha risposto: esso è composto dai 5 inananendriya, 5 tan matras, 5 prana, manas e buddhi. Queste 17 parti si uniscono e costituiscono il corpo sottile. Narasimha Murti, colui che ha ideato questa farsa insieme a Madhusudana Idu, Tigret e l'altro componente Srinivasin, afferma che Bhagavan gli è apparso nella sua forma sottile nei suoi sogni e questo è ciò che gli ha detto: devi preparare l'edificio in cima alla collina prima che arrivi il giorno del Guru Purnima, 15 luglio 2011. Nel giorno di Guru Purnima io entrerò e mi insedierò a Mudenalli permanentemente. Andrò anche in altri diversi posti, ma tornerò e resterò a Mudenalli permanentemente. Tuttavia, Sai Baba, che è Dio onnipresente nell'universo e non solo a Mudenalli, dal momento che è onnipresente e quindi ovviamente anche nei nostri cuori, perché mai avrebbe avuto bisogno di possedere Madhusudan e di parlare attraverso di lui? Questo è il loro modo e la loro logica di pensare riguardo appunto al fenomeno del corpo sottile. Quindi loro affermano che Sai Baba è disponibile ovunque, ma soprattutto a Mudenalli, con il suo corpo sottile e con il vasana o prana di, cioè col respiro vitale di Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Ma avremo modo di parlarne ancora di tutto ciò più tardi. Per comprendere questo fenomeno del corpo sottile di Mudenalli e ciò che afferma, diventa essenziale comprendere che cos'è uno stato disincarnato. Attraverso queste discussioni voglio chiarire una volta per tutte che cos'è lo stato sottile, il corpo causale o qualsiasi altro stato che avviene dopo la morte. La scienza dice che noi moriamo quando moriamo, mentre l'adhyatma, che è la spiritualità, dice: noi non moriamo quando moriamo, quando lasciamo il corpo. Pertanto la scienza non è utile per la religione e la spiritualità, mentre altri considerano la religiosità e la spiritualità nella vita, per la vita e soprattutto nell'aldilà. La morte, tuttavia, rimane un tema importante per un vero ricercatore spirituale che vuole conoscerla durante la sua vita. Avendo io fatto un lavoro particolare, cioè ho cremato diversi corpi per oltre 10 anni, capisco perché i dotti affermano che alla morte arriverete a conoscere ciò che avete fatto nella vostra vita. Io sentii il calore del fuoco radiante che bruciava mentre bruciava un corpo sacro senza troppi problemi. Mi spiego. Quando ho cremato un corpo sacro, un corpo che conteneva l'anima, un'anima elevata, il fuoco bruciava senza troppi problemi. Addirittura sembrava di essere di fronte a una yagya. Mentre ho anche visto numerose volte come per alcuni corpi, probabilmente non abbastanza, le cui anime non erano abbastanza evolute, nonostante i litri di carburante e il burro chiarificato che servivano per fare le pire, il fuoco era molto debole
e dovevamo continuamente cercare di alimentarlo. Anche sulla pira funeraria alcuni corpi bruciano facilmente, come se non ci fosse, come se l'anima non fosse attaccata al corpo, e alcuni mentre semplicemente rifiutavano di andare avanti. Quello che succede alla morte è un'esperienza che tutti avranno prima o poi. Quello che succede dopo la morte è stato spiegato da molte scritture, dai guru e dai saggi. In poche parole dicono: diventiamo ciò che siamo o ciò che eravamo nella vita, niente di più e niente di meno. Questo studio è basato sulla filosofia indù riguardo alla vita e la morte. Quindi, cosa siamo noi e dopo? Noi siamo la somma totale delle nostre azioni e reazioni, delle nostre dipendenze e il risultato delle nostre emozioni. Tutto ciò è chiamato samskara. Dopo la morte, noi diventiamo un qualcosa di inanimato. La presenza o l'assenza delle caratteristiche del samskara deciderà quale sarà il nostro prossimo soggiorno, ovvero se rinasceremo di nuovo sulla terra o rimarremo in un regno celeste o tra virgolette infernale, oppure ci libereremo dal ciclo doloroso della rinascita. Il samskara, quindi, è il risultato del nostro karma o delle nostre azioni. Ogni azione eseguita o pianificata ci lascia delle caratteristiche che si imprimono nella nostra mente. I samskara possono anche essere definiti attaccamenti, attrazioni, che si traducono in impressioni mentali. E possono anche essere definite come disposizioni innate o inclinazioni comportamentali. In altre parole, samskara è la somma totale di ciò che tu sei, ciò che noi siamo, meno il corpo fisico. Swami dice che un essere umano è un fascio di pensieri. Questo fascio di pensieri è il nostro attuale attaccamento alla vita. Invariabilmente, anche dopo la morte, rimani ciò che sei, ovvero un fascio di pensieri o di samskara, di queste attitudini. Può essere buono o cattivo, come le buone tendenze o le cattive tendenze. Fondamentalmente entrambe le parole significano che un atto compiuto da una persona lascia impressioni sulla psiche o sulla coscienza, proprio come delle impronte indelebili. Questi samskara o queste tendenze sono latenti all'inizio della nascita, quando nasciamo. Il karma, detto Prarabdha karma, è quella parte del passato, del nostro passato, che è responsabile della nostra vita attuale. Swami nel Dharmavahini dice: l'adempimento della vita dell'uomo consiste nella realizzazione dell'atma. Per ottenere questa realizzazione si dovrebbe essere completamente liberi dai vasana, cioè dalle tendenze cattive, dagli impulsi. La liberazione, moksha, è, nel vero senso del termine, la liberazione dalla schiavitù di queste tendenze. Queste tendenze sono di due tipi, benefiche e malefiche. Le tendenze benefiche sono sature di santità, mentre le tendenze malefiche alimentano la mente e la rendono sempre più incontrollabile e instabile.
diffondono e rafforzano il desiderio del piacere oggettivo. Solo la libertà dai buoni samskara e dalle tendenze inferiori ci dà la libertà dalla vita e dalla morte. Persino gli stati superiori dopo la morte non sono liberi dalla ruota della rinascita, ma fanno parte ancora del viaggio verso la perfezione, cioè verso Dio. La combinazione di tendenze buone e cattive può riportarci di nuovo ad incarnarci come esseri umani per continuare a lavorare su noi stessi e farci progredire. Una tendenza molto brutta può anche riportarci a una reincarnazione in una forma inferiore. Pertanto Swami e i nostri Shastra ci rendono continuamente consapevoli che la vita umana è estremamente preziosa. Non bisogna sprecarla cercando di inseguire le attitudini negative. Swami dice che l'uomo da solo ha la possibilità di liberarsi dalla ruota della morte e della rinascita attraverso dei piacevoli mezzi come il servizio verso Dio. Ma a causa della sua ignoranza o ciò che è peggio della sua perversione, l'uomo si lascia scappare questa preziosa opportunità dalle sue mani e soffre continuamente di dolore, paura e ansia. Che cos'è che ci attende? Che cos'è che attende coloro che sprecano questa preziosa opportunità che è la vita umana? Queste persone possono cadere in un'altra categoria, la categoria degli spiriti disincarnati, chiamate anime perdute, cui samskara, cioè la somma delle tendenze e delle impressioni mentali, sono così basse che non riescono immediatamente a incarnarsi e quindi vagano in giro per millenni prima di rinascere. Tuttavia ci sono anche spiriti disincarnati con buoni samskara, ovvero con buone attitudini e impressioni mentali, che attenderanno il momento appropriato per reincarnarsi. Ipoteticamente diciamo che dopo la morte noi esistiamo come una sorta di soffio, un'onda, come una forma di energia. Che cos'è che, a che cosa quindi ci collegheremo, a quale piano, a quale forma energetica ci collegheremo, andremo ad unirci dopo la morte? Ci collegheremo invariabilmente ad un piano energetico, a una forma energetica simile a ciò che noi siamo stati durante la nostra vita. Quindi ritroveremo i nostri simili e le forme energetiche simili alle nostre. Il paradiso e l'inferno sono degli stati mentali, quindi noi ci collocheremo nel piano mentale simile al piano mentale che ci apparteneva durante la vita. Swami dice: il paradiso non è una regione extraterrestre o una sorgente perpetua. È un'esperienza interiore, uno stato di beatitudine suprema. Swami dice che il paradiso e l'inferno sono uno stato mentale. La tua felicità è il paradiso e la tua sofferenza è l'inferno. Il concetto di paradiso e inferno viene introdotto per far comprendere che bisogna solo agire nel bene. Il paradiso e l'inferno non sono diversi nella nostra mente. Pertanto il paradiso e l'inferno sono dentro di te. E il percorso che conduce a entrambi è il percorso che una persona intraprende per ottenere ciò che cerca. Siamo sul sentiero spirituale e quindi crediamo che Dio esista. Se Dio esiste, esiste anche il diavolo. Ma entrambi sono delle forme mentali all'interno di te, di me e di tutti. Poiché nella nostra mente
vi sono in verità sia forze benefiche che forze malefiche, e quindi la mente è la somma totale della bontà e della cattiveria, la somma totale del bene e del male in ognuno di noi. Quindi Dio è la somma totale del bene e del male. Dio è tutto. Ma cosa succede se dopo la morte ci connettiamo ad un piano che non è proprio positivo, benefico? Ed è quello che io traduco come la torre del pendolo, l'inferno, lo stato che è definito né questo né quello. E in questo piano soggiornano milioni di anime in attesa di reincarnarsi. Per rinascere immediatamente si ha bisogno di un buon karma. L'induismo e i nostri shastra credono nell'esistenza di fantasmi e spiriti. Le Upanishad si riferiscono a spiriti e fantasmi che possiedono corpi umani e che parlano attraverso di loro. A causa dei loro terribili peccati, samskara e attitudini varie, queste anime sfortunate rimangono sospese nella regione tra due mondi, cioè tra il mondo superiore e la terra. Quindi mi riferisco a loro come se fossero in uno stato detto del pendolo. Le scritture indù dichiarano esserci quattro situazioni, ovvero quattro piani dopo la morte. Un'anima può trovarsi in un determinato piano rispetto ad un'altra. Per le persone che si sono realizzate o per coloro che si stanno per realizzare non ci sono più viaggi, ma essi si fondono in Dio. Il primo piano è detto Surya Loka o Devayana Loka o la via degli dei. Questo piano è adatto per quelle anime spiritualmente avanzate ma che non si sono ancora realizzate. Tuttavia vanno nel piano del Brahma Loka o piano solare fino a quando raggiungono la liberazione. L'altro piano appunto è il Chandra Loka, in cui dopo aver fatto buone azioni esse si muovono verso sfere nel quale possono godere dei frutti delle loro buone azioni. Dopo aver esaurito e realizzato i loro desideri su quel piano, sfiniti dai loro meriti, ricadono sulla terra a causa dei loro desideri e delle loro tendenze e tentano nuovamente di avventurarsi nel sentiero spirituale. Il terzo piano è per le persone impure che si muovono verso le tendenze negative e quindi rinascono come specie subumane fino al completamento della loro sofferenza, poiché sono attratti dalle loro attitudini e quindi rinascono nuovamente come esseri umani per proseguire sulla via della liberazione. Il quarto piano è per le persone con le tendenze più basse, quelle persone che tendono verso la malvagità estrema e causano sofferenza agli altri. Si dice che nascano come creature insignificanti, come rettili e pulci. Dopo essere nati e morti diverse volte, aver provato la sofferenza che ne deriva, rinascono nuovamente come umani per avere una possibilità di redimersi, ovvero di percorrere di nuovo il sentiero spirituale. In sostanza, noterete che le persone con attitudini simili si muoveranno verso coloro che sono come loro, che hanno la stessa energia e che abitano sullo stesso piano mentale loro. Gli spiriti inferiori disincarnati escono dalle ultime due categorie sopra menzionate. Tra la nascita nei piani inferiori, questi spiriti vagano per la terra nell'ignoranza e con l'impudenza. Essendo stati disincarnati, ma avvolti da sporche attitudini, e quindi con i sei nemici, avendo come
come attitudini i sei nemici interiori della lussuria, della rabbia, dell'avidità, dell'illusione, dell'orgoglio, della gelosia, queste anime cercano ancora gratificazioni simili. Questo è ciò che la filosofia indù chiama lo stato degli spiriti inferiori, Bhutas, Pretas e Pishacha. E sono tutti esseri disincarnati e esistono nel corpo causale, nel loro Karana Sharira o corpo casuale. Anche tra gli spiriti inferiori ci sono varie categorie che dipendono dal modo, dal loro modo di vivere ed anche dalla causa della loro morte. Essendo disincarnati, Swami ci dice che sono leggermente più potenti degli esseri umani perché non hanno un corpo fisico, anche se in condizioni minori rispetto alla nascita umana. Questi disincarnati cercano ancora divertimento e soddisfazione. Dopo la morte cercano gratificazioni, per lo più cercano di impossessarsi degli esseri umani. Swami dice di non credere nel mesmerismo, cioè nello spiritualismo, nei medium, nella medianità. Swami ci dice di non credere nella medianità e nello spiritualismo, di non cercare di imparare a praticarlo, perché ciò che voi vedete durante queste attività sono solo spiriti maligni, sono gli spiriti maligni, perché Dio non è facilmente raggiungibile. Dio è una forma di sattva guna, purezza, e non entrerà mai in queste cose umili, non entrerà mai in questi corpi. L'uomo è sette passi sotto Dio. Gli spiriti maligni sono sei gradini sotto Dio. L'aura di Dio cade su tutti questi passaggi. Gli spiriti maligni hanno una forza leggermente maggiore rispetto all'essere umano. Con questa forza in più hanno il potere di mascherarsi come dei, quindi si possono presentare come dei, ma in realtà sono degli spiriti maligni. Non fatevi imbrogliare da questi spiriti, state attenti, dice Satya Sai Baba in Ananda Dai, pagina 292. Quale tipo di esseri umani influiscono o possiedono? Gli spiriti maligni cacciano, danno la caccia agli esseri umani con tendenze impure o vasana, cioè attitudini impure, latenti in loro. Swami descrive queste basse attitudini. Swami descrive questi esseri bassi, con le loro attitudini basse, in questo modo. Le tendenze impure, vasanas, conducono a vizi come il desiderio di vedere le cose che soddisfano i desideri più bassi, come le immagini del cinema, cioè mangiare piatti pieni di cibi rajasici, come il pesce e la carne, bere sostanze tossiche che rovinano la propria personalità, sviluppano la rabbia, l'illusione, l'avidità, la presunzione, l'inganno, l'odio e l'invidia. Questo viene detto nel Dharma Vahini. Swami descrive ulteriormente le tendenze e il comportamento di queste persone che hanno vasana inferiori, cioè tendenze inferiori, e dice: questo gruppo di persone non è guidato da qualsiasi regola di condotta. Loro non hanno norme, nessuna discriminazione tra virtù e vizio, giusto e sbagliato, corretto e improprio. Non hanno orrore dell'inferno, nessuna concezione del paradiso, nessuna paura del diavolo, nessuna riverenza per Dio, nessun rispetto per gli Shastra, nessuna visione del Dharma. Sono meglio raffigurati come bestie in forma umana.
La maggior parte degli umani sono membri di questo sfortunato gruppo. Si battono per il piacere momentaneo, la felicità di breve durata, la gioia temporanea e il conforto evanescente. Tratto dalla Gita Vaini, pagina 147. I suddetti umani, affogati nei vizi e nell'allegria forzata, sono probabilmente candidati a diventare spiriti disincarnati inferiori, perché la loro intera esistenza è stata quella di placare le loro nature basse. Dopo la morte, essendo disincarnati, queste stesse persone a loro volta cercano esseri umani che sono loro stessi in preda a queste tendenze. Tali umani diventano quindi i veicoli degli spiriti disincarnati che sono ancora alla ricerca dei piaceri più sensuali. Rapporti illeciti, perversioni sessuali, droghe e bevande, consumo di carne, quasi tutti vizi che sono i problemi comuni del mondo contemporaneo, derivano dall'influenza di questi spiriti inferiori, che sembrano essere quelli intorno a quest'era di Kali, di questo Kali Yuga. Quindi, una volta un santo osservò di aver visto una persona condannata per stupro e omicidio. Hanno preso il corpo che è stato usato come veicolo per commettere il crimine. Colui che ha commesso il crimine se n'è andato. I disincarnati, gli spiriti esistenti nel loro corpo causale e privi di ogni speranza per il futuro, vagano e fanno festa con voi, con i vostri vizi. Questo è il motivo per cui la Trinità dei sei avatar si è resa necessaria per infondere un po' di sanità mentale in questo mondo irrimediabilmente ribelle. Oggi quasi tutto il mondo e i suoi abitanti sono in preda a questi spiriti inferiori. Vediamo le stesse manifestazioni del loro potere e della loro furia in ogni sfera della vita, in questa oscura era di Kali. Ora parliamo su cosa siano realmente i fenomeni del corpo sottile di Mudenalli, nel contesto dei suddetti commenti e specialmente nel contesto degli spiriti disincarnati. Non è ovvio ormai che esista come spirito disincarnato è uno stato totalmente indesiderabile? Nello stato di disincarnato sei bloccato, incapace di passare, di rinascere in un'altra vita. Quindi dondoli come un pendolo e sei spinto avanti e indietro dal vento dei tuoi stessi attaccamenti e dalle tue vasanas inferiori, dalle tue attitudini inferiori. Questi esseri sono bloccati e sono aggrappati alla terra e sono incapaci di liberarsi per passare ad un'altra nascita. Oscillano come un pendolo da un desiderio all'altro. Ma Madhusudan afferma che il nostro Swami è bloccato qui, come una di queste anime perse, aggrappato a Madhusudan per completare la sua missione, anche se Swami disse nel 2006 che la sua missione era già completa. Anche un'anima orientata spiritualmente ma non liberata si muove verso il Brahmaloka invece di aggirarsi intorno alla terra. Perché allora il nostro Sai sarebbe in agguato in uno stato disincarnato inferiore mentre pretende di essere in un corpo sottile che aveva già confermato che si sarebbe disintegrato alla morte del suo corpo fisico? Madhusudan afferma che Sai Baba è in un corpo sottile a Mudenalli. Questo implica che egli è anche bloccato intorno a Mudenalli, come questi spiriti disincarnati perduti. Se guardiamo a ciò che Swami e le scritture hanno detto, come può un avatar essere bloccato in uno stato disincarnato invece di ritornare alla divinità da cui esso è disceso?
come avatar, ha un corpo materiale o grossolano come noi umani. All'interno del corpo grossolano ognuno di noi ha le cinque guaine. Queste guaine sono costituite dai nostri limiti e vincoli, i nostri pensieri, i nostri desideri, il nostro intelletto e la forza vitale, i nostri vasana e i nostri samskara. Dentro di loro gli avatar hanno divinità e assolutamente nessun vasana o samskara. Nel capitolo 10, pagina 92 dello Shri Satyasai Ananda Dai, Swami disse all'autore: Ammai, sai cosa c'è sotto questo involucro di corpo? Sono solo luce brillante, riferendosi chiaramente a se stesso. Provate a cercare in qualsiasi testo dei Veda, dei Shastra o dei Purana e vedete se riuscite a trovare un riferimento che parla di un avatar bloccato come un'anima persa piuttosto che un avatar che ritorna al suo stato divino originale. Non ci sarà alcun riferimento semplicemente perché lo stato disincarnato è solo il destino degli esseri umani, non di Dio. Come mai il nostro caro Sai può trovarsi in uno stato inferiore così patetico e disincarnato come Bhutas, Pretas o Pishacha? Essi pensano che sia un avatar o un semplice umano o un diavolo. Alcune persone stanno equiparando il nostro Sai con lo stato di un'anima perduta, disincarnata e decadente, e molti devoti fidati hanno proprio abboccato. Che peccato! Non comprendere l'avatar Sai Baba è una cosa, ma illudersi dell'ignoranza altrui fino al punto di sminuire Swami è un triste stato di cose. Qui di nuovo le parole di Swami spiegano cos'è il corpo sottile come menzionato all'inizio della nota. Ci sono cinque guaine all'interno delle quali splende l'atma. Di queste l'annamaya, quello materiale, è il corpo grossolano. Il corpo sottile consiste nelle tre guaine seguenti: quello vitale, il pranamaya, quello mentale, il manomaya, e quello intellettuale, vinanamaya. Il corpo casuale è consapevole della beatitudine, l'ananda, maya kosha o guaina. Questa è una limitazione, una fase, una caratteristica. L'io non ha legami o schiavitù del genere. Il guru che può farti conoscere questo io è la tua mente. Volgi l'attenzione verso l'intelligenza e l'ananda e sei sulla strada, sei sul percorso giusto. Volgi l'attenzione verso il vitale e il materiale, scivoli lungo il sentiero della perdizione. Che cosa stanno spacciando impudemente e propagandando Madhusudan e i suoi seguaci riguardo alle affermazioni sul corpo sottile? Che ora il nostro Sai è limitato a un corpo sottile con facoltà solo del pranamaya, manomaya e vijnanamaya, cioè il vitale, il mentale e l'involucro intellettuale. A causa dei suoi limiti, quindi Sai sta possedendo il divino Madhu per completare la sua missione incompleta. Cosa avrà mai imparato a conoscere Sai per essere libero dalle grinfie della mente di Madhu? Era sulla strada della perdizione che Madhu doveva salvarlo? Ma che cos'è questa assurdità? Quale ignominia per il nostro Sai che si descrive come uno senza attributi, oltre i kosha, oltre i corpi, oltre i samskara e le vasana? Qual è allora il suo stato di nessun attributo? Perché Sai ha detto queste cose? Swami diceva: io sono al di là di tutti gli attributi, credeteci o no, io sono nella beatitudine, non ho preoccupazioni né sofferenze in nessun tempo. Quindi non nutrite dubbi su Swami. A cosa ci iscriviamo quando crediamo? A che cosa stiamo credendo quando crediamo nel corpo sottile rivendicato?
Un signore incondizionato che vive nella beatitudine, venduto sulla piattaforma della limitazione della schiavitù. Prima di andare oltre questo degrado, andate a leggere o ascoltare ciò che Swami dice di se stesso. Dato che mangio come voi, parlo come voi, canto come voi, siete delusi nel pensare che anch'io sono un essere umano come voi. Questa è pura ignoranza se pensate di me in questo modo. Vi ho avvisato di questi errori. Discorso divino dell'ottobre 2002. Non è solo un errore spaventoso degradarlo come se fosse un semplice essere umano. È a dir poco un crimine attribuire tutte le tendenze umane inferiori a un avatar dopo la sua dipartita. Che cos'è allora un avatar? Cosa dice Sai Baba di se stesso come avatar? L'avatar viene a rivelare l'uomo a se stesso, a restituirgli il suo diritto di nascita, di beatitudine interiore. Non viene a fondare un nuovo credo, a generare una nuova fazione, a instillare un nuovo Dio. Se ciò accade, è la conseguenza del male nell'uomo. La mente umana non può afferrare l'assoluto. La mente umana non può afferrare l'assoluto, l'attributo meno importante. È astratto ed è al di là di questo discorso. Il fuoco è inerente al fiammifero, ma è solo quando viene colpito come una fiamma che possiamo beneficiare del senza forma che si manifesta come forma. Il senza forma, cioè il Dio senza forma, deve apparire come la forma, quindi solo l'uomo può ascoltare, imparare, capire ed essere salvato attraverso la beatitudine di quell'esperienza, accendendo in ciascuno la fiamma della realizzazione. E quindi tutta l'ignoranza viene distrutta in un istante. Come può il nostro Sai, che è l'assoluto, senza attributi, senza forma, realtà trascendentale, essere ritratto come nient'altro che uno spirito disincarnato? Quanto in basso sono caduti coloro che spacciano queste teorie così orribili? E quanto è triste vedere devoti che si innamorano di tutto ciò? A quelli coloro che hanno ancora le idee confuse, mi permetto di avventurarmi nuovamente sull'argomento del corpo sottile. Che cos'è il corpo sottile? Il corpo sottile è un agglomerato della forza vitale, del corpo fisico, del corpo mentale e dell'intelletto. Dopo la morte si disintegra progressivamente e si fonde nel corpo causale, che poi trasporta i nostri samskara e vasanas, le nostre tendenze e i risultati delle nostre azioni. Questi diventano i semi della nostra futura rinascita. Un avatar non ha un karma, quindi quali samskara o vasana possono legare Dio? Dio è totalmente privo di queste ripercussioni e attaccamenti karmici che ci vincolano, siano buoni o cattivi o indifferenti, niente può legarlo. Swami, come avatar, è libero da qualsiasi karma, samskara o vasana che lo porterebbe ad essere legato come noi. Mentre noi siamo influenzati da queste tendenze e dobbiamo trascenderle, Sai Baba è eternamente libero e viene e discende sulla terra, prende forma per aiutarci a trascendere. Quando noi trascendiamo queste limitazioni, diventiamo veramente Dio. Non lo ha detto Sai tutto questo? Tutta la filosofia dell'Advaita Vedanta spiega benissimo l'unità trascendentale e la divinità. Quindi non abbiamo solo degradato completamente e in modo assurdo il nostro Sai, portandolo a livello di un'anima persa, quando diciamo che egli esiste in una forma sottile a Mudenalli, ma lo abbiamo degradato anche noi completamente, ignorando le sue parole,
le sue parole che dicono che il corpo sottile si disintegra alla morte. E perché? Per accettare le parole di un semplice essere umano, il maggiordomo del dio Madhu, che è pronto a chiamare. Ma che razza di profilo basso abbiamo dato al nostro Signore? Anche se sosteniamo che la sua missione non è stata completata e che ha bisogno di realizzarla in un corpo disincarnato, è assurdo. Significa degradare in un modo incredibile e umiliare l'avatar. Ciò contraddice anche le dichiarazioni di Swami del 2006. La mia missione è già compiuta, io sto solo lasciando che si svolga davanti ai vostri occhi. Che Madhusudan, che Sai Baba stia usando Madhusudan come veicolo perché era attaccato alla sua missione di voler costruire ancora scuole e ospedali, significa dare un profilo basso all'avatarità, ad un avatar a cui abbiamo assistito nell'intera storia delle scritture della filosofia indù da migliaia di anni. Non c'è riferimento ad un avatar che usa il corpo di un altro come veicolo. Lo stesso Mahavishnu apparve come Varahavatar, non entrò in un corpo di un suino, cioè di un animale. Swami ha detto che non usa mai il corpo di un altro. Ascoltate ora questo discorso di Swami ripetuto tantissime volte. Non parlo mai attraverso un altro, non posseggo mai un'altra persona, non uso un altro come veicolo di espressione. Io vengo direttamente verso di voi come sono per conferire pace e gioia. Non uso veicoli umani vacillanti e deboli. Conferisco le mie parole d'amore senza alcun intermediario. A Yela Mancili disse: le persone che affermano di essere possedute da me sono apparse di recente. Quindi, ovunque tu le incontrassi, non cedere a tali deficienti e falsi che abbassano la tua dignità di devoto. I voti di Swami sono avvisati. I devoti di Swami sono stati avvisati da Swami stesso di essere sempre vigili contro queste forze sottili, sinistre e segrete. Quando l'avatar è venuto rendendosi accessibile e libero con tutta la sua grazia. È pura stupidità, a dir poco, credere a questi malati truffatori. Satyam Shivam Sundaram, volume 2, pagina 202. Mi viene in mente un discorso straordinario che Swami ha dato a Brindavan. I suoi piedi erano sul mio grembo. Perciò, ricordando vividamente il discorso che fu tradotto da Anil Kumar e Narasimha Murti, che era attaccato a Sai Baba e annuiva vigorosamente in completa gioia, confermando l'amore per la parola di Sai. Quindi non riesco a capire che cosa sia cambiato da allora. Il discorso è stato memorabile, nel senso che Swami raramente dichiara o si riferisce a se stesso come Dio. Swami disse: il Signore di Puttaparthi ti terrà per mano personalmente e ti porterà dritto all'obiettivo. Sai, parla direttamente cuore a cuore. Io comparirò prima di te e renderò e ti, compar- ti apparirò prima di te davanti a te e renderò la situazione favorevole per te. Non avrai mai bisogno di entrare in un corpo sporco di nessuno per far sì che ti possa aiutare o guidarti. Se confrontiamo la dichiarazione appena detta di Baba con ciò che Madhusudan afferma, troviamo questo. Dovete preoccuparvi
del contenuto e non della nave. Dovete essere consapevoli di ciò che è la comunicazione e non dovete preoccuparvi di colui che comunica. Sforzatevi per raggiungermi. Queste persone sono solo strumenti come una radio e non qualcuno che si frappone fra te e la tua divinità che è Swami. Madhusudan imita la voce di Swami, i suoi gesti caratteristici, il modo in cui gesticolava con le mani davanti. Madhusudan permette alle persone di farsi toccare i piedi come se fosse Swami, dà il darshan, prende le lettere del devoto e addirittura firma con il nome di Sri Satya Sai. Questo è assurdo.